Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta con voi per parlare insieme del tema del giorno di oggi. Oggi abbiamo parlato questa mattina appunto della situazione degli esercenti veronesi. Oggi è la festa dell'Immacolata, si inizia quindi a pensare alle vacanze natalizie, alle festività. Chiaro che quest'anno però saranno diverse. Ricordiamo infatti che con l'ultimo DPCM del 3 dicembre scorso saranno vietati gli spostamenti tra regioni dal 21 di dicembre fino al 6 di gennaio e saranno vietati anche gli spostamenti tra comuni il 25 e 26 dicembre e il 1 di gennaio. A soffrire soprattutto in questo periodo, l'abbiamo anche già visto, sono i commercianti, i ristoratori, che si sono visti ridurre sensibilmente, quasi annullato, il fatturato al netto poi delle chiusure e delle limitazioni imposte dal governo proprio per queste festività. E allora, per parlare di questa tematica, siamo in collegamento con Davide Albertini, vicepresidente della Corporazione Esercenti di Verona. Buongiorno Davide. Buongiorno Giorgia. Allora, dunque, questo Natale, come dicevamo, sarà complicato per gli italiani, in particolare per gli esercenti, i commercianti, i ristoratori. Che tipo di festività sarà per i veronesi questa? Allora, per i veronesi che abitano la città probabilmente sarà una festività quasi normale, nel senso che chi opera avrà una festività estremamente brutta. Manca la materia prima, mancano gli acquirenti. Verona è una città di 260.000 abitanti, strutturata per milioni di turisti, milioni di presenze, per cui i 260.000 abitanti non riusciranno mai a compensare la mancanza del turismo. Ti faccio vedere al volo la casa di Giulietta, il cortile vuoto, è da ottobre che siamo in queste condizioni. Per cui, mancando il turismo, manca la linfa vitale per quella che è l'esigenza del commercio di Verona. Diciamo che in questa fase stanno lavorando i negozi che hanno una prevalenza di pubblico veronese, quindi le botteghe storiche, coloro che sono strutturati per lavorare abitualmente con il veronese. Tutto ciò che invece fa capo a una filiera turistica, dagli alberghi, B&B, i negozi, diciamo, che possono avere anche materiale, come dire, che vivono anche con il turismo, sono estremamente penalizzati. Quindi, come dicevi tu, si sono azzerati gli incassi, si sono praticamente annullate quelle che sono state anche le aspettative, per cui sarà molto difficile, sarà molto complicato. I prossimi mesi, ricordiamoci che gennaio, febbraio, marzo non aiuteranno, perché le previsioni non sono che il turismo ritornerà velocemente in città o in Italia prevalentemente. Certo. Le chiusure che ci saranno per DPCM andranno a dare un'ulteriore mazzata. Non lo so, penso che alcuni per battuta dicono: vi è piaciuta la preview del 2021? Non so quanto ci stiano sbagliando, francamente. Il 2021 sarà un anno che avrà dei risvolti, al di là del vaccino, al di là delle tempistiche. Sta arrivando una parte di pandemia finanziaria e forse questo dovrebbe essere nella testa di tanti. Diciamo che chi ha lo stipendio assicurato, quindi parlo di una serie di categorie che per loro fortuna sono a posto, dovrebbero cercare di far girare quanto più possibile. Le banche continuano a dirlo, al di là che si sono chiuse a riccio, continuano a dire che i depositi sono lievitati in maniera considerevole. Certo. Anche perché la parte che, diciamo, dedita all'imprenditoria e al commercio è circa il 10% della popolazione qui in Italia. Per cui fa le debite proporzioni, si capisce quanto le banche possono aver ragione nel dire che ci sono i depositi, come dire, in crescita in maniera esponenziale. C'è una parte del paese che sta soffrendo, questa volta siamo noi nella parte che sta soffrendo. Certo. E che sta soffrendo molto. Certo. Ecco, tra l'altro, nelle ultime settimane insomma è salito agli onori della cronaca il fatto che molti dei negozi del centro, alcuni dei negozi insomma, sono stati oggetto di furti, perché con le chiusure anticipate alle ore 18 insomma i ladri ne hanno approfittato. Ecco, è un'altra piaga che si va veramente a sommare a quella della pandemia questa. Allora, diciamo che nella prima fase delle chiusure, il famoso lockdown, chiamiamole le chiusure, c'è stata una totale assenza di atti criminosi, a parte qualche, diciamo, sporadico disperato, parlo di alcuni alberghi, diciamo, che ho avuto anche modo di avere, diciamo, questo feedback. Ultimamente le cose stanno aumentando. Sentivo l'altro giorno dalla radio della
due agenti della municipale qui un tentativo di scippo sul lungo Liston. Probabilmente la disperazione comincia a farsi sentire, perché già c'è poca gente, uno che tenta uno scippo sotto Liston con quattro gatti vuol dire che probabilmente la disperazione comincia ad essere abbastanza consistente. Sono stati fatti dei furti anche quindi a Cappello, tentativi, e la cosa è Calzedonia, nel Caldintimissimi, se non ricordo male, hanno provato a tagliare anche il pomello d'ingresso. Per cui diciamo che in zona Carega, in zona Ponte Pietra, in zona Sottoriva, quello che noi stiamo chiedendo, che abbiamo anche mandato come corporazione esercente, è una richiesta di maggior sorveglianza, perché se dalle 10 in poi non può girare nessuno, santo cielo, quantomeno, visto che sono in macchina, facciano girare le pattuglie che dalla macchina non prendono freddo, non hanno più di tanto problemi. Noi non possiamo difenderci se non con i mezzi che abbiamo, gli antifurti e quant'altro, ma una spaccata, magari sono negozi che possono essere anche allettanti, sparare una spaccata, portare via merce per svariate migliaia di euro. Parlo di negozi dei brand nelle vie, nella via più importante di via Mazzini, con suo portone in borsa e anche via Cappello. Per cui sì. Sicuramente la sicurezza è un tema delicato che si aggiunge danno su danno, è oltre al danno la beffa quasi, perché sì. Sei a casa, non puoi fare nulla, magari esci perché ti suona l'allarme, capace magari che ti rifilano anche una sanzione. Spero certo. Certo. Ecco, tra l'altro, insomma, tornando un po' alla questione economica, oggi tra l'altro parte l'operazione, la famosa operazione cashback, che vorrebbe incentivare, insomma, l'acquisto nei negozi fisici anziché in quelli online. Secondo lei potrebbe veramente rappresentare, diciamo così, un aiuto per i negozi, per gli esercenti che in questo momento stanno soffrendo, oppure è un controsenso, insomma, una cosa che non serve? Guarda, in cuor mio ti direi di farmi la domanda di riserva, ma ti rispondo per educazione. Io credo che in un momento del genere, non voglio usare epiteti offensivi, ma chi ha esperienza probabilmente avrebbe fatto scelte diverse. Credo che la lotteria, così come è stata pensata, strutturata, ideata, sia una cosa demenziale. Non lo penso solo io, anche perché, attenzione, a meno che non si abbiano dei contratti particolari, buona parte, direi la totalità o quasi la totalità degli esercenti dovrà adeguarsi a questa normativa obbligata e dovrà per contro pagare questa cosa. Quindi stanno facendo una lotteria a spese e a danno di una categoria che è già martoriata. Non penso che sia una soluzione così intelligente, anche perché lo scopo paventato è quello della lotta all'evasione. Sì. Allora, di quale evasione stiamo parlando? Stiamo parlando dell'evasione delle multinazionali, stiamo parlando di quello che possono fare altre strutture, parliamo delle banche, parliamo delle partecipate, parliamo di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando... Allora, faccio l'esempio, parlo del mio perché non posso parlare per gli altri. Mi entravano i turisti a comprare con un euro, okay, o la bottiglietta d'acqua o la cartolina, pagando con carta di credito. E questa è l'evasione? Di cosa stiamo parlando? Ora ci sono dei mezzi che la banca, se non hai un certo feedback, se non hai un certo numero di incassi, se non hai una certa movimentazione, finisci in un tunnel, finisci in un limbo, sei bannato. Ma di cosa stiamo parlando? Forse ci sono alcune categorie che probabilmente possono fare, faranno qualcosina, ma di che briciole stiamo parlando, ragazzi? Ma vi rendete conto di questa cosa qui? Cioè, la carta di credito per fare la lotteria. Diventiamo un paese di ludopatici. Dovremmo combatterla e invece la vanno ad incentivare. No, io non ho parole, veramente. Ne abbiamo discusso anche tra noi del direttivo. Siamo tra il basito, l'arrabbiato, l'offeso e l'indignato. Non ha senso una cosa del genere, ma vengano qui, facciamo il 10%, l'abbiamo anche proposto. Vuoi fare la lotteria? Benissimo, vieni qui, ti faccio il 10%, buonanotte, non è un problema. Sì, ma certo. Così non ha senso, non è che stai incentivando i consumi con questo o che stai facendo una lotta all'evasione con questo. Questa è un'idiozia, però ecco. Abbiamo visto finora come è stata gestita questa cosa. Andiamo avanti così, cosa possiamo fare?
È chiaro, questa insomma è la sua opinione, giusto insomma che la faccia presente. E insomma, noi per il momento speriamo, incrociamo le dita veramente in tempi migliori, perché quello è quello che stiamo aspettando tutti. E speriamo che il 2021 non sia una preview del 2020, ma sia veramente un anno migliore, perché insomma lo stiamo aspettando veramente da tanti mesi. E nel frattempo noi salutiamo e ringraziamo Davide Albertini, vicepresidente della Corporazione Esercenti Verona. Grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a te Giorgia, grazie a voi e speriamo in bene. Bene, e allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento come sempre domani alle 7:15 con i nostri servizi utili, alle 7:30 la rassegna stampa e un nuovo tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.